L'Unione Europea prepara nuove sanzioni contro la Russia dopo le immagini dello sterminio di Bucha. Possibile lo stop al petrolio e al carbone di Mosca? Quasi impossibile. Quello alle forniture di gas. Secondo molti, una sanzione del genere creerebbe più problemi all'Europa che alla Russia. Il segretario del PD Letta è tornato a chiedere di bloccare il gas russo, sostenuto anche dal ministro degli esteri Di Maio, in contrapposizione con quella che è la linea del pentastellato Conte. L'unica strada praticabile, il resto sono proclami, è un Energy Recovery Fund europeo. Cosa significa? Significa che concretamente i nostri amici tedeschi, olandesi e tutti gli altri mettono da parte, mettiamo tutti da parte gli egoismi e concordiamo un piano che preveda piani di acquisto comune del gas. Con il cuore le rispondo anch'io subito, sì, chiudiamo i rubinetti e non parliamoci più. Adesso bisogna fare anche un percorso che consenta al nostro paese, all'Unione Europea, di venirne fuori non indebolito. Intanto la via della diplomazia sembra essere ad un vicolo cieco. Siamo in un momento di impazzimento causale, in cui ogni gesto non si può percepire quale risultato possa conseguire. Qui ci vuole semplicemente che, un po' come accaduto a San Paolo, una conversione sulla via di Damasco, sulla via di Mosca.